su la computer ethics, aspetti sociali ed etici della rivoluzione digitale. Sono qua con Carlos De Martin e sono il co-direttore del centro Nexa su internet e società qui al Dipartimento di Automatica e Informatica al Politecnico di Torino. Benvenuti. E vi dico soltanto due parole prima di dare la parola al presidente di AEC, Bruno Lamborghini. Vi dico che il saluto del rettore verrà nella persona del vice rettore della ricerca Enrico Macì quando ricominceremo dopo la pausa pranzo, quindi il previsto saluto avverrà in quel momento. E vi dirò alcune cose relativamente a questa giornata, ma prima con piacere che do la parola al presidente di AEC, Bruno Lamborghini, perché questa giornata è stata fortemente voluta, organizzata, sostenuta economicamente da AECA, quindi a lei la parola. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio da parte mia, a nome di AECA, particolarmente il professor De Martin, che per aver organizzato insieme a noi questa grande giornata, questo momento molto importante, che noi riteniamo assolutamente di grandissima importanza, anche proprio per la cultura di questo paese, che è abbastanza distante da questi valori, da questi concetti, no? AECA è da tempo si è proposta di affrontare il tema della computer ethics, no? Dell'etica informatica, nei suoi molteplici aspetti che oggi verranno affrontati, no? Ricordo che 2 o 3 anni fa, credo nel 2009, in AECA abbiamo creato un comitato di computer ethics, no? Grazie soprattutto all'impegno del professor Ivo Delotto, che è stato past president di AECA, mio past president in passato, ma anche soprattutto lui come coordinatore di questo comitato. Non ha potuto essere presente Ivo Delotto oggi per una piccola indisposizione, però è presente con noi nel dare un saluto a questa riunione. Ma vorrei ricordare che in particolare chi anche ha collaborato, oltre Juan Carlos De Martin, anche Francesco Filippazzi e Norberto Patrignani, che ci hanno aiutati molto a entrare in questa nuova dimensione, no? In AECA poi si è costituito, si è andati avanti anche per cercando di lavorare proprio concretamente sul piano delle etiche comportamentali di rete, in rete, no? Si è creato un tavolo di lavoro su dimensione etica della competenza digitale con riferimento alla scuola. Riteniamo noi AECA è molto coinvolta nel mondo della scuola a tutti i livelli, ma riteniamo che questo tema sia particolarmente significativo nel mondo della scuola. Questo tavolo di lavoro ha riunito diverse università milanesi, ha riunito anche un ente come Telefono Azzurro, che si sta occupando particolarmente dei problemi di legalità e di tutela dei bambini da parte di chi opera in rete, da parte degli effetti che può avere la rete su un'infanzia. C'era anche l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e la Fondazione Amiotti. Ecco, il tema della tutela dei giovani, dei ragazzi in particolare, le fasce più basse, diciamo, dei giovani, è oggi divenuto centrale di fronte a rischi crescenti di, pensate solo all'adescamento online, al cyberbullismo, al furto di identità, ai fenomeni di pedopornografia che stanno veramente, abbiamo avuto dei contatti con la polizia postale che sta lavorando ex post, cioè andare a trovare i casi quando si verificano, non c'è un'azione ex ante purtroppo, di fronte ai quali sono carenti le possibilità di intervento sia degli insegnanti sia anche delle famiglie, dei genitori. Quindi c'è un problema di creare, di alzare il livello culturale dell'etica comportamentale della rete a tutti i livelli, a livello dei docenti, a livello degli e anche delle famiglie. Ma quello che è interessante è che come AECA, questo comitato di AECA ha creato, con l'aiuto di alcuni distretti rotariani di Rotary International, l'assegnazione di premi di laurea per tesi su argomenti concernenti l'area di computer ethics. Il programma che abbiamo denominato ETHIC ha già assegnato numerosi premi nel corso degli ultimi anni. L'integrazione più recente è avvenuta in occasione del congresso AECA di Fisciano, Università di Salerno, scorso settembre. Diciamo che finora sono stati assegnati 13 premi, adesso nella stessa occasione è stato presentato il bando ETHIC 2014
e tra l'altro poi avrò delle copie da distribuire anche in aula, in questa sala, perché prevede un ingente numero di premi, un premio nazionale di 3.000 euro e 9 premi distrettuali di 2.600 euro, riservati a studenti che si sono laureati o hanno consegnato direi la tesi di dottorato anche nel periodo 1-4, cioè 1 aprile 2013, 28 febbraio 2014. La scadenza della consegna per partecipare a questo bando è il 7 marzo 2014. Quindi queste copie sono disponibili, metteremo a disposizione in quest'aula delle copie dei bandi, in modo tale che chi può essere interessato possa partecipare. Cioè, l'obiettivo dell'AICA e del Rotary con questi premi è proprio di richiamare l'attenzione delle università, non solo dei politecnici. Qui, come il Politecnico di Torino, c'è già una grande attenzione sul tema della computer ethics, ma tante università, non solo di tipo tecnologico-ingegneristico, ma anche tutte le università umanistiche dovrebbero, perché ormai la rete è diffusa di tutte le attività, l'importanza delle implicazioni etiche nell'uso delle tecnologie digitali e invitando a svolgere un'opera di sensibilizzazione e formazione per garantire che i laureati entrino nel mondo del lavoro e delle professioni con adeguata preparazione ad affrontare le applicazioni digitali con consapevolezza dei rischi ma anche delle implicazioni sulle attività operative, ad esempio sul mondo del lavoro, sul mondo delle imprese, della pubblica amministrazione, della finanza, che sulla finanza poi in particolare abbiamo avuto qualcosa da fare, abbiamo fatto qualche lavoro tenendo presente che la finanza oggi è l'area forse più assolutamente ingestita, non gestita e ingestibile dal punto di vista dell'etica informatica. In queste settimane anche sta introducendo tra l'altro una nuova ECDL, questo vorrei dirlo perché nell'ambito della nuova ECDL sono stati inseriti test e certificazioni sulla sicurezza informatica, con l'obiettivo di creare basi più solide nell'utilizzo della rete a tutela della sicurezza. Il problema della sicurezza, come della privacy, come della tutela della proprietà intellettuale, sono strettamente legati ai comportamenti di etica informatica. C'è un accento sulla collaboration, sui valori comportamentali, e questo è importante per dare a chi utilizza, perché il CDL serve per chi utilizza sempre più un numero crescente. In passato la vecchia CDL, la CDL che fino ad oggi ha patentato 2 milioni di italiani, quindi una cifra molto significativa. Ci sono altre certificazioni che AICA sta introducendo, proprio tenendo conto del problema della formazione, sicurezza, etica comportamentale, riguardante ad esempio i docenti delle scuole primarie e delle scuole medie, cioè quegli istituti comprensivi, in cui c'è una grande carenza di preparazione nell'utilizzo delle tecnologie informatiche. Questa certificazione si chiama PADDI e comprende ad esempio un modulo totalmente gratuito dedicato proprio alla sicurezza informatica per i docenti, e questo credo che sia estremamente importante. Pensate che i docenti delle primarie in questo momento si trovano ad affrontare l'entrata dei cosiddetti nativi digitali, i quali sono molto più bravi dei docenti, si trovano ad avere, a ricevere un sacco di... Il Ministero Miura ha fatto circolare, ha consegnato oltre 70.000 linee, cioè lavagne multimediali, senza dare ai docenti la capacità di usare queste in maniera adeguata. E allora ecco che credo che dovremmo cercare di colmare questo gap introducendo proprio anche in questa formazione, nell'uso delle tecnologie digitali, anche il concetto di sicurezza e etica informatica. Ora, sono molto grato, a Juan Carlos e a Norberto Patrignani su questo tema di oggi, perché ormai il discorso dell'etica riguarda da un lato i professionisti che devono essere responsabili quando sviluppano un programma di software, ma anche tutta la società civile come utenti e con particolare riferimento al mondo della scuola e a tutti i livelli. Io credo che in questo momento vi è un particolare interesse dal punto di vista di AICA nel dare a questo paese un significato e un ruolo diverso al concetto di informatica, non più informatica ma tecnologia digitale in qualche misura, creando dei professionisti veri in grado di affrontare questa grande trasformazione, questa grande mutazione. Quest'anno AICA ha avviato un processo in base a una recente normativa che riguarda le associazioni professionali non riconosciute,
che per diventare un'associazione professionale degli informatici, un'associazione dei professionisti informatici che deve tutelare, garantire la qualità professionale dei propri associati, non solo al momento dell'entrata nell'associazione, ma per tutto il percorso di attività professionale, di aggiornamento professionale. E credo che in questa direzione la parte centrale, la verifica della conoscenza dei valori di etica professionale e la tutela dei valori durante tutta la vita professionale. È molto importante avere oggi questo, è importante avere testimonianze che provengono dal mondo anglosassone, che da tempo ha introdotto l'elemento di computer ethics nel curriculum dei professionisti informatici, così come le problematiche relative alla pervasività e impatto sociale del digitale in termini di comportamenti etici, in un contesto di estrema incertezza e imprevedibilità sullo sviluppo, ma anche di fortissima dinamica evolutiva, di difficile controllo di questi problemi da parte delle regolamentazioni nazionali, in quanto ormai prevale in maniera crescente quello che chiamiamo l'ambito del cyberspace. Ma poi vi sono anche nuovi problemi che devono essere affrontati, cioè al di là della libertà di internet che tutti tuteliamo, cerchiamo di avere, stanno crescendo le regole definite da cosiddetti walled gardens. Non parlo solo c'è un bellissimo libro sulla Googleization of the World, no? Cioè la googlizzazione del mondo, ma i walled gardens sono tanti e questi sono finalizzati, io credo, solo, quasi esclusivamente, alla massimizzazione dei propri risultati economici, indipendentemente dagli obiettivi di tutela dei partecipanti a Facebook, dei partecipanti a Twitter, dei partecipanti a Google. Questo è un punto, secondo me, estremamente significativo da sottolineare. Quindi no, il tema delle tecnologie digitali e dell'etica interdisciplinare non è un tema tecnologico, è anche un tema tecnologico, ma è un tema squisitamente di valenza sociopolitica. E quindi è necessario che questo discorso si allarghi ai interlocutori della politica al fine di comprendere tutte le implicazioni e le future. E sono convinto che questo convegno potrà poi ampliare anche successivamente queste tematiche, allargando la cerchia degli interlocutori, proprio perché diventa un tema di valenza, di grande valenza sociopolitica. Grazie. Grazie Presidente Lamborghini. Alcune parole per spiegarvi il ruolo del Centro Nexa in questa giornata. Il Centro Nexa su Internet e Società, come vedete dal nome del nostro centro, riguarda uno spettro molto ampio di temi, perché Internet e Società vuol dire temi molto diversi tra loro, che ovviamente il Centro Nexa non riesce a affrontare tutti, ne affrontiamo soltanto alcuni, quelli più vicini alla nostra matrice, alle nostre competenze, che sono chiaramente la tecnologia informatica, la giurisprudenza e l'economia. Però avevamo fin dal principio, nella fondazione del Centro Nexa, ormai nel 2006, una base etica molto forte per il fatto che io personalmente e altri legati al Centro Nexa, tra cui uno dei nostri garanti, il professor Meo, che parlerà alla tavola rotonda oggi pomeriggio, veniamo dal mondo del software libero, e il mondo del software libero, quindi quel movimento lanciato da Richard Stallman e poi diffuso in tutto il mondo, è un movimento di technology. Richard Stallman è un programmatore informatico, un ricercatore dell'MIT, che però parte da considerazioni che sono strettamente etiche, quindi da una riflessione etica di qual è il modo corretto di condividere software deriva tutto il movimento del software libero. Quindi questa, se volete, è una radice che per noi è sempre stata molto importante, che ha caratterizzato la nascita e la storia personale delle persone coinvolte col Centro Nexa. Dopodiché però nel corso degli anni abbiamo affrontato altri temi che, pur senza essere computer ethics in senso stretto, erano una componente etica importante. Penso al fatto che ci siamo occupati di libertà di espressione online, quindi un diritto fondamentale, in che modo si articola un diritto fondamentale di questo tipo, quali sono i limiti dell'espressione permissibile, chi decide quali sono questi limiti, attori privati, attori pubblici, eccetera. E in generale il tema dei diritti umani online ce ne siamo occupati, anche se non in maniera prevalente. Però è fondamentale dare il giusto tributo a coloro che ci hanno veramente fatto capire che la computer ethics che cos'era e perché era rilevante, e perché era rilevante per un gruppo come il Centro Nexa. E sono il professor Ugo Pagallo e Massimo Durante dell'Università di Torino. Massimo Durante, che ringrazio, parteciperà alla tavola rotonda del pomeriggio e qui seduto da qualche parte. Il professor Pagallo purtroppo
non potrà essere con noi, ma loro, venendo appunto, loro sì veramente, effettivamente, direttamente coinvolti nel mondo, nella ricerca di computer ethics internazionale, ci hanno fatto capire che questo è un tema di straordinaria rilevanza, molto importante, quindi vi ringrazio molto volentieri. Oltre a Norberto Patrignani, citato dal Presidente Lamborghini, che da anni porta avanti un corso di terzo livello, quindi per dottorandi, su questi temi, e che quindi anche lui, connesso con questa rete internazionale, ci ha fatto capire perché era rilevante per il Centro Nexa, oltre che per noi informatici e ingegneri informatici qua al Politecnico. E quindi con grandissimo piacere abbiamo accolto l'invito di ARECA, dell'Associazione Italiana Calcolo Automatico, a organizzare questa giornata, proprio perché volevamo concretamente dare un contributo organizzativo, invitando queste persone che sentirete oggi, per imparare anche noi di più su questo tema e per provare a portare avanti il Politecnico di Torino iniziative sia formative sia di ricerca in questo ambito. Quindi da questo punto di vista è con particolare piacere, anche con un piacere personale, che vi dico che oggi abbiamo comunicato pochi minuti fa che due nuovi garanti del Centro Nexa, il nostro advisory board del Centro Nexa, un advisory board internazionale, e oggi siamo molto contenti di aver annunciato e di annunciare a voi in questo momento due nuovi garanti. Uno è la professoressa Maria Chiara Pievatolo dell'Università di Pisa, che è una grande esperta di open access, quindi di uso pubblico della ragione scientifica utilizzando internet, nonché hacker Debian, è anche una persona quindi con una formazione filosofico-informatica, come si addice al Centro Nexa, ma poi soprattutto, visto il tema della giornata di oggi, è con piacere che vi dico che è il professor Luciano Floridi dell'Oxford University, dell'Oxford Internet Institute, che parlerà oggi pomeriggio dopo la pausa pranzo, è il nuovo garante del Centro Nexa. Quindi se guardiamo a questa nuova aggiunta della famiglia Nexa, del gruppo di lavoro Nexa, con particolare gratitudine, perché sappiamo che Luciano, con tutti gli amici che ho già citato, ci aiuteranno ad andare avanti in questa direzione, quindi ad affrontare con competenze di altissimo livello di caratura internazionale temi estremamente complessi come quelli che sentirete oggi, o altri ancora che non abbiamo ancora citato, che magari verranno citato nella giornata di oggi. Pensate soltanto a un tema molto di moda, ma per buon motivo, pensate al tema dei droni, cioè il tema di robot volanti di dimensioni anche molto piccole che potranno portare informazioni e sorveglianza in ambiti fino adesso inaccessibili. Un tema estremamente complicato dal punto di vista del diritto internazionale, del diritto privato, della sicurezza pubblica, eccetera, oltre che tutti gli aspetti informatici, ovviamente. Quindi questa è l'introduzione del perché Centro Nexa è coinvolto in questa iniziativa e in che modo la guardiamo noi. Adesso vi dico soltanto due parole sulla struttura della giornata, così possiamo cominciare a veramente entrare in profondità. La giornata è strutturata, come avete visto dal programma, da tre interventi, da tre lezioni. Avrebbero dovuto essere quattro, purtroppo la professoressa Victoria Nash dell'Università di Oxford ha avuto un problema familiare piuttosto serio e quindi non ha potuto venire, quindi gli interventi saranno tre. Già lo sapete, ma lo ripeto, saranno in inglese. Questi interventi saranno circa di 40 minuti e poi ci sarà alla fine uno spazio per un po' di interazione col pubblico, quindi ricordo anche all'amico Roberto che gestirà la mattinata di rispettare i tempi, e i tre interventi sono il primo di Simon Rogerson della De Montfort University, Participative Learning Delivers Computer Ethics How to Prepare Future Computer Professionals, e poi dopo una rosa caffè abbiamo Declan Brady del Council of European Professional Informatics Societies, che ci parla di Ethics IT Professional Pillar or Pillory. Dopo la pausa pranzo avremo il saluto del vice rettore della ricerca Enrico Maci e poi la lezione di Luciano Floridi, Information, Justice and Tolerance, The Unstable Triangle. Dopodiché passeremo alla lingua italiana per la tavola rotonda conclusiva, che come vedete è abbastanza affollata, è una tavola rotonda volutamente strutturata in questo modo, perché abbiamo voluto portare un po' di colleghi italiani a riflettere, dopo aver sentito queste tre lezioni, aver commentato queste tre lezioni, riflettere what next, cosa possiamo fare dopo. E da questo punto di vista AECA ci teneva a proporre, a discutere già in questo contesto, due idee. Cioè la prima idea di un manifesto rivolto soprattutto alla nostra comunità accademica per introdurre in maniera più esplicita e più articolata il tema della computer ethics nelle sue varie sfaccettature dell'offerta formativa, perché al momento l'offerta formativa è ancora limitata, qua al Politecnico abbiamo giusto il corso di terzo livello di Norberto.
e il secondo invece un codice etico per i professionisti, quindi rivolgersi al doppio cappello accademico e professionale, quindi rivolgersi anche ai professionisti per aumentare il livello di consapevolezza su questi temi così importanti. E quindi concluderemo alle 17.45, vi anticipo che cercheremo di essere svizzeri nel rispetto dei tempi, quindi vi promettiamo che finiremo all'ora prevista e non più tardi. Con questo ringrazio ancora il Presidente Lamborghini e cederei lo scettro della gestione dei minuti a Norberto Patrignani per la sessione mattutina. Grazie.